Amici sportivi, dal vostro Aldo Conte, un benvenuto nell'impianto sportivo a Marano, siamo a Pallone Renzo Statico, parliamo di calcio a 5 C2, parliamo del secondo turno di Coppa Lazio, dove abbiamo le squadre Heracles di Città del Golfo versus Polisportiva Sovino 2017, quindi per la seconda volta consecutiva un team sociaro che sbarca nel nostro Golfo di Gaeta. Ci parla, lo ripetiamo, Repetita Juvent, Aldo Conte, e alle riprese abbiamo Tiziana Palumbi. Per quanto riguarda le due squadre, lo ricordiamo, la squadra del Supino ha battuto il Fondi, mentre l'Heracles Città del Golfo ha passato il turno contro il Colleferro. Quindi, altro squadra quella oggi tosta da parte del Supino, dove ci sono vari giocatori che hanno militato non solo in C1, ma anche nella Serie B con il AM Ferentino Calcio a 5. È ora un team che ora sta facendo solo settore giovanile e che, lo ricordiamo, anche a livello calcistico è arrivato fino all'interregionale, avversario anche di vari team del nostro golfo come Scalo in Turno, Formia, Polisportiva Gaeta, e attualmente avversario proprio del campionato di promozione del Studio Terme Minturno e altro, e Mistral Gaeta. Andiamo a leggere subito le formazioni, ci sono sempre novità. Per quanto riguarda l'Heracles, abbiamo in porta Angelo Petrella, 3 Danilo Valente, 5 Aldo Ferrara, 6 Giovanni Ruben Treglia, 8 Yuri Alfonso, il Cisne de Valencia, come viene chiamato Mella, 7 William Monaco, 9 Corrado Cordatore, 10 Daniele Risi, 11 Davide Riccardo Corona, 19 Giuseppe Davide Supino, 22 Francesco Napolitano, infine 27 Michelino Corrente. Allenatore Vincenzo Somaschini, è squalificato Matteo Magari, con dirigente e accompagnatore Arcangelo Moscalito, e addetto agli arbitri abbiamo sia Antonio Tartaglia sia Salvatore Nardella. Per quanto riguarda la Polisportiva Subito 2017, numero 30 Leo Toti, 7 Antonio Di Ruzza, 18 Francesco Collatti, 8 Stefano Boschieri, 15 Sascha Coppodelli, 9 Vice Capitano Stefano D'Onofrio, 3 Luca Rossi, 4 Pier Giorgio De Grazia Capitano, 6 un bomber di razza Simone Pro. Abbiamo in panchina un numero 1, il portiere Angelo Pompili, allenatore Domenico Piroli e direttore sportivo Davide Mancini, arbitro da gara il signor Gianluca Vizzaccaro della sezione di Cassino. Tutto pronto, partiti. Andiamo a vedere un attimo la disposizione della squadra e delle due squadre, sempre a metodo particolare. Quindi abbiamo 5, 27, 10 e 12. Sono il quartetto che è in campo, e poi dall'altra parte abbiamo anche 7, 8, 7, 8, 4 per quanto riguarda il supino. E poi andiamo a vedere prima i numeri di maglia 3, quindi andiamo a vedere la disposizione a rombo con l'Heracles con Antonio Ferrara dietro, Michelino Corrente, 10 Daniele Riso e infine abbiamo anche Yuri Mella, che oggi indossa la maglia numero 12. Quindi maglia numero 12 per Yuri Mella. Siamo al terzo minuto, quindi già 0-0, mentre dall'altra parte abbiamo il sistema a rombo con numero 7 Antonio Di Ruzza, numero 8 Stefano Boschieri, 4 Pier Giorgio De Grazia Capitani, infine numero 3 Luca Rossi, se n'è andato addirittura in avanti. In porta abbiamo da una parte il numero 30 Leo Toti, ora Michelino Corrente, ancora il giocatore minturnese per Daniele Riso,
Yuri Mella, chiusura di Capitan De Grazia, il throw in affidato a Michelino Corrente, ora Daniele Riso per Yuri Mella, tiro Yuri Mella subito, piede di Leo Toti, ma riparte Antonio Ferrara, Michelino Corrente, ancora due evergreen per Daniele Riso, ancora Michelino Corrente prestato dietro e ora non riesce a salire un Daniele Riso che è costretto a rientrare in difesa perché il pressing dei ragazzi del Blue Jersey. Ora Yuri Mella, esce Leo Toti su Yuri Alonso Mella e Cisne de Valencia, il cigno di Valencia, lui italo mezzolano, madre di Valencia, è una delle tre città più importanti del Venezuela, l'altra capitale Caracas. Vediamo un'uscita da parte di Leo Toti. Al quarto minuto uscita di Leo Toti subito su conclusione Petrella e spinge. È stato Michelino Corrente che ha lanciato il pallone in avanti. Ancora Yuri Mella, Yuri Mella, c'è la chiusura. Ancora riparte c'è ancora squadra in del Supino, i ragazzi in maglia blu. Quindi si parte subito, ancora sul Supino. Saccio dietro, si combatte Michelino Corrente, bravo a mantenere la palla Daniele Riso. Riso, Antonio Ferrara, Michelino Corrente. Ferrara al centro, figlio d'arte, papà Tommaso fu uno dei più grandi difensori dell'SS Midunno Calcio negli anni 70. Nel 70 che il Midunno per un anno e mezzo, presidente Pino Russo, mantenne l'imbattibilità sul campo Domenico e sul Caraccio Carafa Rolando Conte. Ancora ora c'è il Supino, conclusione, palla che va fuori con tiro di Boschieri. Lancio di Petrella, chiusura di testa da De Grazia a Di Ruzza, si combatte in area dietro la palla, Riso, tranquillamente Riso, guardia bassa Antonio Ferrari, ora più che un rombo un 2-1-1, Mella che dietro, Mella, Michelino Corrente, si accentra il midunnese Daniele Riso, ancora Michelino Corrente, nipote d'arte, Sandro Martufi, altra bandiera del calcio midunnese. Antonio Ferrara, c'è il tiro, ma davanti c'è l'avversario del Supino, quindi il suo avversario, il giocatore del Supino, il blocca, riceve la palla in ciolina da Michelino, Antonio Ferrara, i due ragazzi possiamo dire del midunnese, traversa Michelino Corrente da fuori aria. Traversa per Michelino Corrente. Ottavo minuto. Michelino Corrente. Del Little Easter Brother, Michelino Corrente e Antonio Ferrara. Tanti le sfide uno contro l'altro. Conclusione, i tornei di Pasquetta.
zona Cerri Aprano. Ancora Petrella che metti i guandoni, ma Daniele Riso pennellato, uscita di petto di Toti, petto destro di Toti, massima sicurezza. Nel laterale c'è Michelino Corrente, maglia numero 27, giocatore minturnese, Antonio Ferrara, Daniele Riso. Siamo già al decimo minuto. Antonio Ferrara, Yuri Mella, Riso, conclusione, c'è il capitan De Grazia e riparte D'Angelo Petrella che fa velo. Intanto si sta scaldando David Riccardo Corona, vice capitano ma anche un leader. L'abbiamo visto con le maglie anche dall'Atletico Scauri, il Toscano, ancora Mella, fallito questa conclusione di sinistro, bravo comunque Yuri Mella, bravo Yuri Mella. Quando siamo al dodicesimo minuto, Yuri Mella, Mella che ha messo la palla fuori a girare, ancora Yuri Mella, chiuso Michelino Corrente, temporeggia troppo Michelino Corrente, Boschieri gli nega il gol ma si combatte ancora, rimessa laterale affidato ai Ciociari. Subito un provincia di Frosinone, 10 km da Frosinone, ancora Daniele Riso, spalla a spalla, slide di Luca Rossi ma si alza in piedi, Luca Rossi è sui piedi di Riso, trova il throw in, rimessa affidata a Pier Giorgio De Grazia, rimessa laterale, ancora i ragazzi del duo Piroli Davide Mangini direttore sportivo. Vediamo molti ragazzi di questi, lo ripetiamo, del Supino, hanno militato nel AM Ferentino Calcio a 5, che ha militato in, non solo in C1 ma anche in Serie B. Ecco dentro David Riccardo Corona, posto Antonio Ferrara, con la maglia numero 11, ancora Corona, Daniele Riso, combatte Daniele Riso su quella fascia destra, perde la palla presa da Di Ruzza, ma ancora Daniele Riso a conquistare la rimessa, va il giocatore napoletano, vi ho detto numero 11 Davide Riccardo Corona, idolo argentino portegno, giocatore di papà, lo ricordiamo, di Scari, ma emigrato a quartiere Palermo, che è il quartiere italiano di Buenos Aires, vicino al porto. Argentina, lo ricordiamo, è una delle nazioni che a livello di percentuale ha più persone di origine italiana, che ha dato Natale a tantissimi. La comunità minturnese risiede a Santa Fe. Conclusione, tocca piano piano di punta Stefano Boschieri, 14esimo, Boschieri che sfiora con la punta del piede. Contrastato da Michelino Corrente,
Ancora bravo Yuri Mella, bravo il Cisne di Valencia. Conclusione, palla che va fuori. Siamo quasi al sedicesimo, situazione di 0-0 tra Heracles Città del Golfo versus Polisportiva Supino 2017, Polisportiva che ha varie discipline sportive. Questa è una buona cosa, una... poi sbaglia la palla Corona, errare humanum est. E conclusione altra, su tiro da parte del numero 3 Luca Rossi. Quindi è stato bravo, la palla presa dal giocatore del Supino. Quindi siamo al ora 17esimo, quasi al 17esimo minuto, free kick di Stefano Boschieri, barriera dei ragazzi a scacchi biancorossi, intanto fuori il Cisne di Valencia, Yuri Mella, dentro una delle giovani promesse del team dell'Heracles. Ricordiamo che per quanto riguarda i prossimi turni l'Heracles Città del Golfo dovrà giocare un'altra sfida nella Riviera d'Ulisse a Terracina contro lo Sporting al Pala Tobia Bibi Carucci, un palazzetto a me molto molto caro. Terracina, ricordiamo che ha una grande tradizione calcistica ma anche sul beach soccer, perché negli anni addietro ha vinto, è stato sia campione d'Italia sia Coppa Italia sia Supercoppa, ma poi alcuni giocatori, allenatori compresi, sono stati quelli che hanno fatto parte del gruppo che è stato campione d'Europa, finale contro la Spagna. Dal numero 7 William Monaco, altra giovane, abbiamo detto, giovane promessa, sfidata, ecco Corona che lascia la marcatura di Boschieri, Ruzza. Corona subito a chiudere sul capitano De Grazia, bravissimo il giocatore portegno. Conclusione, deviazione, Corona non riesce ad agganciare bene il pallone. Monaco non va a pressione, aspetta ancora il Supino. Siamo sul risultato di 0-0, siamo quasi al 19esimo minuto. Conclusioni ci sono state, ma Angelo Petrella temporeggia l'esterno difensore napoletano. Ancora Corona, va il portegno, Riso, bravissimo Riso, viene messo KO sotto gli occhi dell'arbitro, fallo di Luca Rossi, free kick ancora Davide Corona, conclusione Davide Corona, ma c'è Toti che non blocca la mano a terra. Conclusione, si parte ancora il De Grazia, palla va rimessa laterale, vi ho detto non riesce a mettere la palla a terra, comunque Corona, Riso, Michelino corrente, palla persa, se va il Supino ancora, chiusura su Stefano Boschieri, tiro Stefano Boschieri, calcio d'angolo, palla dietro, Luca Rossi, lascia Corona a prestare, Leo Toti, è lui, Leo Toti, pennellato questo tiro, ma Angelo Patrella
dice cogito ergo sum. Ancora anche in profondità William Monaco, e guardare il salvataggio, William Monaco, che prodezza e salvataggio di Simone Pro. Salvataggio di Simone Pro. Siamo al 21esimo minuto. Salvataggio di Simone Pro. Salva, possiamo dire, a pancia a terra, ma fa parte un po' più giù della pancia. Ancora Michelino corrente, conclusione, nessun tocco. Ora c'è un cambio, fuori numero 3, dentro numero 15, quindi Luca Rossi per lascia Sasha Coppotelli. Ancora Davide Corona, va Davide Corona per William Monaco, ancora velo dell'idolo argentino, ancora William Monaco, conclusione, fuori, bravo William Monaco. Intanto altro cambio, 8 fuori, 18 dentro, Stefano Boschieri fuori, Francesco Collalti, e intanto William Monaco ha dato proprio quella lucidità, quella freschezza, quella voglia di tirare a porta, quella voglia di sbloccare questo risultato, che i due portieri, forse perché sarà l'ora tardiva, l'attività commerciale, ancora ce l'hanno giù. Riso, combatte Riso, ancora conclusione Petrella, bravo tiro di Sasha Coppotelli. Deviazione, quindi al minuto numero 23. Mancano 7 minuti al termine di questo primo tempo e siamo a quota 0-0 ancora tra Heracles Città del Golfo versus Polisportiva Supino 2017. Michelino corrente, palla persa, ancora se ne va, e Leo Toti, vediamo, passaggio orizzontale raso terra, non fa il tiro al combasso. William Monaco, giovinezza che dà freschezza, quella di William Monaco, viene fermato subito, veramente time out chiesto dal team dell'entroterra. Veramente non si riesce a sbloccare, veramente abbiamo detto, forse l'ora tardiva delle attività commerciali, se voglio fare una battuta, ma entrambi i portieri hanno ancora giù la sala cinesca, la stanno difendendo in tutte le maniere possibili e immaginabili, e la cosa bella è che lo ricordiamo, andiamo a vedere che l'Heracles è nel girone A insieme a un'altra squadra ciociara, che ricordare che il girone A sono tutte squadre della provincia di Latina e l'unica ciociara è il Leggio Sora, mentre la squadra del Supino insieme a Ferentino, Anagni, Frosinone sono nella girone C. Guardate che gioco da parte del numero 18 Francesco Collalti, ma la strada la trova chiusa, Gertovendo
Non c'è fallo di Riso e il giocatore cade a terra, bravissimo però è stato Collalti perché nonostante è stato tirato per la maglia ha continuato a quasi di trascinarsi il tiratore di maglie, ma vediamo ora cosa c'è, il tiro libero, anzi no, scusa, c'è fallo. Tra un nuovo giocatore uscito con Michelino Corrente, vediamo chi è entrato. Lancio in profondità. È entrato Giuseppe Davide Supino e oggi ci tocca dire nome e cognome. Un Supino da una parte, palla che va fuori come giocatore, l'altro del team. Ancora dietro Antonio Di Ruzza. Riso, Corona, pennellata di Corona per Riso è dentro, William Monaco, non c'è tocco alcuno dei ragazzi in maglia blu, rimessa dal fondo con Leo Todi subito, scambio 1-2 tra Di Ruzza e Collalti, William Monaco, 27esimo, l'istinto del gol dell'Enfant Prodige della Città del Golfo, 1-0 William Monaco. Bisogna credere. 1-0 di William Monaco. Quando siamo al 28esimo minuto. Bravissimo veramente. Ci ha creduto veramente William Monaco. Attenzione però. E c'è il gol del pareggio. Assist 18-15, ovvero Collalti a Coppodelli, quindi 1-1 di Coppodelli quando siamo al 28esimo minuto. 50 secondi di distanza. Quindi andiamo subito. William Monaco dentro, Riso fuori. Puntalo sempre Willy. Bravo Willy Monaco. Sarà anche il pressing. William Monaco che sembra un po' come Pippo Inzaghi, nel senso che era quei giocatori che si mettono là davanti, che fino alla fine ci provano anche. Ora Corona e c'è Leo Todi a deviare. Quei difensori che tra virgolette sono là davanti. Riso, ci sono i piedi, caos, Riso, conclusione. Ancora Riso, ma trova davanti il duo del gol del pareggio, Coppodelli Collalti. Corona che chiama lo schema.
ancora Stupino che ora cerca, insomma, di trovare gli schemi, si sono chiusi, Corona è davanti a pressare. Vi ho detto, è durato meno di 50 secondi. Ancora il Supino, vediamo le squadre, penso che chiuderanno così. William Monaco, un giocatore che si fa fare fallo, è anche intelligente perché e chiama time out. Chiediamo scusa, quindi non 25 ma 25, 20, 25esimo e 26esimo. Angelo Petrella, Riso, Cemmella dall'altra parte, intanto esce fuori Monaco, Mella, Michelino Corrente, ancora se ne va in avanti, ancora Sasha Coppadelli, ecco l'1-2, quell'1-2 che ha portato la parità. Corona, Davide Corona, Riso, Petrella è costretto ad uscire, non c'è intesa, un minuto dal, scusa, salto in schemi. Rimessa, ecco, con il Supino, con Di Ruzza per Collalti. Di Ruzza va Coppotelli, ma Michelino Corrente non lo fa passare. Mella. Conclusione, non ci arriva Mella su diagonale di Riso al 28esimo. Non ci arriva Mella. Conclusione. Attenzione alla spunta, ma Petrella è sicuro. Corona. C'è il recupero che va ad oltranza. Corona, Davide Corona, ancora lì dall'Argentino, si fa male Davide Corona e si chiude qua il primo tempo, si fa male Davide Corona.
Siamo iniziati il secondo tempo, pronti ora sul terreno di gioco. Andiamo a vedere un attimo lo schieramento da parte dell'Heracles, che corrente 25 12 27 e 10, e dall'altra parte abbiamo il Sovino con 18 4 6 e 9. Siamo sulla situazione di 1-1, il gol lo ricordiamo, marcatori precisamente 24 minuti al 24, minuto 1, 24 e 2 secondi in Monaco. Mentre il pareggio è stato fatto da Sascha Coppotelli, precisamente a 25esimo minuto e 10 secondi per l'1-1. Michelino Corrente dalla destra. Palla che va fuori, c'è un throw in, una rimessa. Palla persa, riparte per Grazia. Angelo finita, stop di petto di Yuri Mella, ma si porta la palla fuori. Siamo in situazione di 1-1. Lancio in profondità, guardate, la palla viene spazzata, ma c'è la rimessa a favore del team Ciociaro. Ancora il Subino con De Grazia. La palla. Dietro, riparte ancora per Collalti, cerca 1-2, palla persa, Mella riprende la palla, ancora troppo a largo se la porta Simone Pro. Ancora Antonio Ferrara, se ne va Antonio Ferrara, il giocatore minturnese, ma gli viene chiusa la strada. Prova a chiudere vice capitano Dodofrio. Michelino Corrente, Riso, Daniele Riso, Antonio Ferrara, Michelino Corrente, Daniele Riso, Daniele Riso. E viene dato un calcio d'angolo, ma era calcio di rigore, però anzi rimessa laterale, fallo sul numero 10.
fallo, calcio di punizione ancora per l'Eracles, la destra della porta è difesa da Toti. Toti si mette davanti e chiaramente non fa passare il pallone. E spinge la palla, c'è Riso, difende la palla Riso, si riparte ancora, colpo di testa, ancora Di Grazia, 1-2. Ora va il numero 6 Simone Pro. Toti rilaggio, Petrella. Cogger al Grosum. Ancora Riso. Ferrara, Riso, ancora Michelino Corrente per Mella, fa salire Mella, lascia la palla, c'è Michelino Corrente nel in una rimessa, Antonio Ferrar, Mella, va il valenziano, ancora conclusione di Riso, Toti chiude la strada, corner. Dimenticare questa di Antonio Ferrara, ancora palla persa, Yuri Mella, ancora il valenziano, Yuri Mella, palla che batte sotto la traversa e poi esce fuori, sfortunato, sfortunato è il Cisne de Valencia, sfortunato Yuri Mella. Tiro del numero 12 Yuri Mella, palla che e poi esce fuori, sfortunato veramente. Yuri Mella ancora, ancora Yuri Mella a servire da Daniele Riso, fuori. C'era dentro Michelino Corrente che aveva chiesto il pallone ma non l'ha visto il giocatore napoletano Daniele Riso, ma risiede da Scauri. Siamo in situazione di 1-1, situazione che è favorevole al team della provincia di FR. Andiamo su il Polisportiva Supino, Yuri Mella che tira la palla addosso e conquista un throw-in con Michelino Corrente. Supino, città che ha dato i natali, parliamo a livello di Materno, una certa Annalisa David. Ancora, guardate, Riso,
Attenzione. Tiro di riso dopo lo schema e ora c'è calcio di rigore. Bravissimo Riso. Riso, Daniele. Michele. È stato ammonito il numero 6. Simone Pro. Quindi ci sarà tiro libero al 12° minuto. Riso versus Leo Toti. Riso, mazzata, gol! Daniele Riso, 2-1. Heracles. Andiamo a vedere il gol. Ancora davanti Giuseppe Davide Supino. Giuseppe Davide Supino, neanche il tempo di respirare, subito deviazione. Deviazione subito del portiere Toti, che neanche il tempo di respirare. C'è fallo. Andiamo a vedere il gol. 1-0 da parte della squadra in maglia biancorossa con William Monaco. 24° minuto e 2 secondi. Pareggio di Sascha Coppatelli, maglia numero 15. 25° e 10 minuti. Infine il 2-1 di Daniele Riso a minuto numero 10 e 18 secondi. Ancora Mella, Yuri Alfonso Mella, conclusione. Non aggancia Michelino Correndo, sfortunato. Il piede di Giuseppe Davide Supino. Quindi un throw-in, una rimessa a fuori del team del duo Piroli Mancini, conclusione. E addirittura un proprio giocatore sul tiro di De Grazia, schiena di Stefano Donofrio. Ancora Yuri Mella, va ancora il Cisne di Valencia, combatte ancora la palla persa, trova il Supino, conclusione, ed ecco il gol. Gol schema 4, numero 4 e numero 9. Quindi vi ho detto, palla che non è riuscita. A trattenere. Petrella di piede sul tiro. Petrella che al limite blocca il pallone. Quindi pareggio
pareggio da parte del numero 8 Stefano Boschieri, quando siamo al, che è avvenuto al minuto 14 e 21. Siamo a 16° minuto, 15 e 44, 2 a 2. C'è veramente l'Heracles che non può neanche respirare, e poi viene subito subito questo secondo gol. Intanto parte il supino, ancora conclusione, palla che va fuori, forse c'è stato un tocco, conclusione di D'Onofrio, ancora Luca Rossi, conclusione, deviazione di William Monaco e poi di Petrella, quindi altro corner alla destra della porta chiusa da Petrella, situazione che è un po' questa difficile, se parliamo di Coppa Lazio il gol fuori casa valgono doppio. Michelino Corrente, Palomella, non si intende quel riso, carpe diem, vediamo se verrà fatto dal team del Supino con D'Onofrio. William Monaco ora va a pressare, Michelino Corrente va a togliere la palla al marcatore, l'ultimo Stefano Boschieri, ma è sempre il team in completo in maglia, pantaloncini blu royal con calzettoni e bordi blu scuro e una riga bianca, avere il pallino del gioco. Siamo ora sul time out e andiamo a vedere la situazione, che siamo sul 2 a 2. Andiamo a vedere un attimo per quanto riguarda la situazione del gol, dove l'1-0 sempre la squadra in maglia bianco-rossa, la squadra del Golfo di Gaeta, ad essere di vantaggio, ovvero William Monaco, 24esimo minuto e 2 secondi, pareggio di Sasha Coppotelli con la maglia numero 15, 25esimo e 10, nella ripresa 2-1 sul rigore di Daniele Riso al 10 minuto e 18 secondi, poi pareggio numero 8 di Stefano Boschieri, 14esimo minuto e 21 secondi, quindi situazione quella che di certo non rende felice al team di Ercole, Heracles, il vecchio nome Ercole, Heracles, ancora la polisportiva. Ora Riso se allunga troppo il pallone, Riso, palla che va fuori, in questo caso Riso, o visto che si è allungato il pallone di destra doveva mettere la palla lì. Siamo sulla situazione di 2-2, quando siamo al minuto al 20esimo. Antonio Ferrara non riesce passare la palla, un Sovino che ora sul 2-2 ha mantenuto questo, sta mantenendo questo risultato, è entrato Giuseppe Davide Sovino a posto di Michele Corrente, William Monaco che deve ripartire dietro, Giuseppe Davide Sovino, William Monaco, ancora William Monaco, un giocatore che per il vizio del gol viene messo dentro, ancora Antonio Ferrar, alla persa, se ne va Giuseppe Supino, lascia la palla fuori, ancora Boschieri,
situazione ricorrente, perde la palla Monaco, ancora attenzione, cerca la ruota, ancora riparte, Subino che ora ha il controllo della palla, è un po' basso, attenzione, conclusione, è William Monaco che non tocca ma fa in modo che l'avversario non sia preciso, ancora Andrea Ferrara che perde questa palla, William Monaco che rientra, Giuseppe Davide Subino vista questa rimessa laterale, cambio dentro Yuri Alfonso Mella, fuori William Monaco, ancora ecco Cisini De Valencia, sfiora il palo, sfiorato il palo da El Cisne de Valencia, l'idolo venezuelano, il cigno di Valencia come viene chiamato. Non c'è intesa, un riso. La cosa del Subino è che non dà neanche tempo all'avversario di potersi sistemare, battuta veloce. Mentre i giocatori ancora parlano tra loro, la squadra non si può ripassare la palla al portiere, va fuori Giuseppe Davide Subino, entra Michelino Corrente, molto nervoso Giuseppe Davide Subino. Tardi si sta scaldando anche David Riccardo Corona. Punizione a due, attenzione perché Stefano Boschieri, forse sarà lui, ma sicuramente ho già capito lo schema, eccolo qua, Angelo Petrella, come un bulldozer va a sfondare il muro, si mette davanti al tiratore avversario a coprire la porta. Beh, Angelo Petrella, giocatore categorie superiori anche di C1, dando fuori Riso, dentro Davide Riccardo Corona, Michelino Corrente, va ancora l'idolo argentino Corona, Michelino Corrente, sempre Mella, ancora Mella per Michelino Corrente, Michelino Corrente, Todi di ginocchio, combatte Michelino Corrente, palla Mella, Mella deve girarsi e ripartire, conquista rimessa laterale, deve solo ripartire perché era tutto chiuso, Antonio Ferrara, Davide Corona, Antonio Ferrara va a terra, addirittura anche contro rimessa laterale e viene chiamato time out. Petrella che richiama tutti, molto nervoso Ferrara, che Antonio che ha subito il fallo, difensore ex Milano Scalo in turno, grande assenza oggi nel team del Goffi Gaeta, Antonio Colacicco, Fanta Antonio Colacicco, un giocatore, una mezza punta che è un rifinitore, un bomber, uno di razza, anche lui cresciuto uno Scalo in turno. Un saluto che voglio fare, un ricordo alle vittime del
del maltempo che ha colpito soprattutto zone come Castrocelo, soprattutto Terracina, Sperlonga, Sappada e in tutta Italia. L'arbitro di Zaccolo che non ha detto nessun tocco di braccio, l'arbitro di Zaccolo di Cassino. Corona, Antonio Ferrara, Michelino Corrente, Davide Corona, Michelino Corrente, Michelino Corrente viene contrastato da Boschieri, viene anche messo a terra, è nervoso Michelino Ferrara, non è leggerino come giocatore Michelino Ferrara, che Michelino Corrente insieme a Antonio Ferrara e Antonio Cacicco, giocatori che sono cresciuti nella la piccolina scala in turno, c'è anche Corona. Ora Enzo Vincenzo Sommaschini che è anche direttore generale oggi in qualità di allenatore, chiede spiegazione all'arbitro, a terra Yuri Mella, e questa è una squadra che ha esperienza con il Supino in C1, gente che ha giocato anche in Serie B, e quindi ed è normale che l'esperienza ne fa una padrone, però la squadra cara all'assente allenatore Matteo Magari comunque non sta per giocare ancora in conclusione. Andino Corrente per Antonio Ferrara, Andino Corrente ancora con Antonio Ferrara, l'1-2 lancio in profondità troppo lungo ed è facile per Leo Toto di fare velo. Mancano 2 minuti e mezzo alla fine di questa gara, risultati 2-2, assente anche Francesco Valerio, altro giocatore importante, nipote d'arte, nipote di Davide Palladino. Davide Palladino, ex difensore della Beretti del Formia, poi approdato a Minturno, allenatore degli allievi e dell'eccellenza, proprio la squadra allenata a lui, 99-2000 fu l'anno più bello della storia del calcio minturnese, un quarto posto finale a sorpresa, un anno che ha visto il trionfo dell'Aprilia, con l'Aprilia che ha gente come Boncori, Celli, Ricci, gente che poi qualcuno è approdato anche nella Lega Pro. Torniamo a giocare, torniamo al calcio giocato quando siamo 1 minuto e mezzo. Al Supino. Michelino Corrente. C'è una munizione anche, vediamo se sarà ammunizione, nessuna munizione. Davide Corona, Yuri Mella, Riso, chiusura da parte del portiere sullo schema Mella Riso. Mancano 40 secondi al termine di questa gara. Spazio un po'. Palla che va fuori e palla che va fuori, non so che schema ha cercato, però alla fine non si è riusciti con l'esito. Corona, Michelino Corrente, Mella, palla che va fuori,
ancora riparte subito Mella alla palla, c'è Riso davanti, attarda troppo Mella e infatti perde anche la rimessa laterale. Mella però va in alto, va in avanti a pressare, colpo di testa, Michelino corrente va a spazzare. Ecco, attenzione, questo è fallo e attenzione, c'è l'ammunizione giustamente al numero 15 Sasha Coppolelli, che è il marcatore dell'1-1. Conclusione di Corona di aria. Bravo Mella a togliere la palla, ma non può evitare la rimessa, se ne va Boschieri. Riso rimette la palla in gioco, Corona tocca alla fine e termina così la gara sul risultato di 2-2. Quindi dopo 2 minuti di recupero andiamo a vedere le reti. Sempre la squadra in maglia biancorossa in vantaggio, William Monaco con la maglia numero 7, 24esimo minuto 0-2, pareggio del numero 15 Sasha Coppolelli a 25 minuti e 10, nella ripresa vantaggio di Daniele Riso a 10 minuto e 18 secondi, pareggio di Daniele Riso su rigore, pareggio di Stefano Boschieri a 14 minuti e 21 secondi. Da vostro Aldo Conte un ringraziamento, alle riprese abbiamo Tiziana Palumbi, andiamo a sentirci con le interviste a fine gara. Siamo nel posto gara di calcio a 5 C2, secondo turno di Coppa Lazio, Heracles contro Supino, terminato con risultati di 2-2. Mi trovo in mezzo a due grandi giocatori simbolo, Michelino Corrente alla mia destra, Antonio Ferrara alla mia sinistra. Iniziamo da Michelino Corrente. Possiamo dire una serata grigia di Halloween, un 2-2, molta amarezza. Molta amarezza sì, ma fino a un certo punto, perché comunque questo non è un risultato da buttare via assolutamente. Questa è una squadra molto organizzata, non è perso nulla, anzi questo risultato ci porta ad andare lì in casa loro con ancora più grinta per andarci a conquistare il passaggio del turno lì in casa loro. Antonio, è stata una battaglia contro una squadra di giocatori che hanno militato anche in C1 ma anche in Serie B, e voi chiaramente non siete arrivati a quei livelli, ma ve la siete giocata, e purtroppo quello che non siete riusciti a fare magari è quel gol subito e chiudervi per evitare di subirne. Beh, c'è da dire che loro sono un'ottima squadra, come hai detto tu hanno tanti elementi che questa categoria forse non c'entrano nulla. Noi purtroppo diciamo che siamo stati anche un po' sfortunati, perché abbiamo preso un paio di pali, una traversa, forse se una di quelle palle entrava dentro forse parlavamo di risultato diverso, però siamo consapevoli di essere una buona squadra e che ce la possiamo andare a giocare lì divertendoci come abbiamo sempre fatto. Allora, ora si ritornerà al campionato e si parte da sabato si andrà nel Pala Carucci, Pala Tobia Carucci a Terracina. Contro uno Sporting Terracina, squadra che comunque ha una tradizione di calcio a 5, ma anche giocatori, oltre anche qualcuno anche quarantenne, che però in campo si fa sempre sentire come uno che vuole ancora dimostrare di essere qualcosa. Sì, sabato ci aspetta un'altra grande battaglia, perché non è una squadra da sottovalutare, anzi una squadra esperta come appena detto. È una squadra che ha voglia di vincere, poi soprattutto in casa penso che nessuna squadra vuole perdere,
quindi la concentrazione deve essere ancora più alta perché ci dobbiamo andare a conquistare i 3 punti in casa loro. Allora Antonio, questa è stata, parlando di gare, è stata la prima volta che in casa non si è vinti, non si è persi, però c'è stato un pareggio. Un cammino finora buono da parte dell'Eracles Città del Golfo, dove la sconfitta in Coppa Lazio e questo pareggio deve essere un segnale per cercare di fare meglio. Certo, certo, ora direi che questo è un ottimo pareggio, non è tutto da buttare via. Ora affrontiamo il Terracina fuori casa, quindi è un'ostica trasferta, e poi lo United Pomezia in casa. Abbiamo affrontato sabato scorso di Depperata, oggi il Supino, abbiamo queste 3-4 partite che ci diranno anche il valore dell'Eracles, quello che è.